Carissimi tutti, anche quest'anno mi è stato chiesto di preparare la festa della Madonna della Consolazione, patrona di Reggio, con questo videomessaggio. Lo faccio di buon animo, anche perché diventa l'occasione migliore per far giungere le mie riflessioni ad un pubblico veramente vasto e anche eterogeneo, nel senso che chi vedrà questo video forse non parteciperà alla dimensione religiosa della festa e quindi non avrà occasione di ascoltarmi negli altri messaggi che io darò alla città. Si è sempre combattuti quando si preparano questi messaggi o si preparano questi discorsi, combattuti sul tema, sulla scelta delle cose da dire, ma ancor più radicalmente la scelta del filo d'onda sul quale collocarsi e dal quale trarre poi i pensieri che vengono proposti e consegnati agli altri per la riflessione. Fare un messaggio devozionale, incoraggiare alla devozione alla Madonna con tutto ciò che le può seguire. Oppure affrontare temi più radicali che si riferiscono alla vita di ogni giorno e al senso stesso della vita, quel senso che noi vogliamo dare e che trova anche nel religioso e nelle manifestazioni religiose un suo punto di riferimento. Scelgo questa seconda linea e pongo a tutti la domanda: ha senso parlare oggi di un patrono di una città, di uno stato? Nel caso nostro, ha senso parlare del patronato della Madonna della Consolazione sul Reggio? Con tutto ciò che questo comporta secondo la tradizione, quell'apparato esterno delle autorità anche religiosi, militari, civili, che fanno da corona a questa festività, cosa bella, cosa che abbiamo ereditato dalla tradizione, che non voglio assolutamente mettere in discussione o contestare, ma in un tempo in cui noi assistiamo ad una secolarizzazione, ad una scristianizzazione galoppante, ha senso parlare e celebrare un patronato religioso? Celebrare il santo patrono in una città, in uno stato, in una regione che ormai si va sempre più organizzando in maniera laica, in maniera secolarizzata, diciamolo pure in maniera scristianizzata. Non voglio contestare il fluire del tempo e i cambiamenti in atto nella società, è la società nella quale viviamo. Però la domanda io la pongo, e non solo ai credenti, anche a coloro i quali affermano di non credere, però a queste tradizioni sono legate. Io non so se è il caso di ricordare un mio professore di filosofia teoretica che si dichiarava ateo. Quando preparavamo, frequentavo io il concorso a cattedra, il quale diceva: io non sono credente, però
quando arriva Natale io il bambinello, la nascita sul tavolo di casa lo devo mettere. Cos'è la fede? O cos'è il patronato religioso? Un ossequio ad una tradizione, a delle emozioni che noi abbiamo? O il patronato religioso va riscoperto secondo le proprie origini? Una città e una società che si vuole organizzare in maniera laica, e ha tutto il diritto di farlo, che senso ha che festeggi il religioso quando poi fa leggi che sono contrarie a questa dimensione religiosa? Che senso ha il patronato della Madonna con il registro delle unioni civili? Che senso ha il patronato della Madonna con la visione della famiglia che oggi sta prendendo piede, o con la cultura gender? Cosa ha a che fare il patronato della Madonna con la corruzione che esiste, con l'andrangheta che serpeggia dappertutto? Questi sono i problemi che affiorano alla mia mente e al mio cuore, che vorrei proporre e consegnare come momenti di riflessione a credenti e non, perché la prossima festa della Madonna non si riduca alla solita cerimonia, durante la quale sicuramente gli affetti, i sentimenti saranno veramente forti. Non sono io a giudicare il cuore delle persone, perché solo Dio giudica. Però penso, come vescovo, che ho la missione di richiamare l'attenzione di tutti su quanto finora ho detto. Non si può conciliare la celebrazione di un patronato civile su una città, su uno stato, quando questa città o questo stato sta prendendo una deriva che non è più cristiana. Proviamo a rifletterci, proviamo a pregare dal profondo del cuore alla Madonna, se ancora lo riteniamo sia oggetto della nostra preghiera, perché ci illumini e ci aiuti a dare una risposta a questo interrogativo. Comunque, auguro a tutti una buona festa, e a quanti attendono e parteciperanno a questa festa con la speranza e con la devozione che ogni anno la caratterizza, di trovare nell'incontro con la Madonna la forza di riprendere un cammino di speranza che sicuramente la Vergine Santissima illuminerà e ci concederà di percorrerlo con serenità. Buona festa a tutti!